Rieccoci assieme, gentili telespettatori, una nuova edizione del telegiornale del Friuli Venezia Giulia. In apertura torniamo sulla vicenda di quell'asilo chiuso poi dai carabinieri con delle maestre che erano aggressive nei confronti, a quanto pare, dei bambini, così come riportato dagli stessi investigatori dell'arma. Maestre che sapevano però di esagerare. Se mettono le telecamere arrivano i carabinieri, avevano ribadito in una intercettazione degli stessi carabinieri. Allora, sentiamo quali sono le novità nel servizio di apertura del telegiornale. Una pazza sono io, una pazza, urla la maestra ai bambini riuniti nella sala mensa. E continua con lo stesso tono, il primo che apre la bocca ti giuro che si alza, va avanti e non mangia. Il primo che parla gli sbrego la maschera. Se mi mettono le telecamere, qua mi vengono i carabinieri subito. Una frase che è stata poi intercettata durante le indagini sui maltrattamenti all'asilo nido e la scuola per l'infanzia, la Piccola Perla, gestito dall'omonima cooperativa in via Casarsa e Orcenico Superiore, così come ribadito da Cristina Antonuti sul Gazzettino quest'oggi. La maestra non sa che da giorni gli investigatori del nucleo operativo di Pordenone stanno osservando proprio attraverso una telecamera nascosta tutto ciò che accade nella saletta in cui i bambini pranzano. Vengono aggrediti verbalmente, strattonati, alzati di peso, per essere spostati da una sedia all'altra, colpiti in testa con bottigliette di plastica vuote o con schiaffi su mani, nuca e guance. Non può sapere di essere intercettata, ma si intuisce che è consapevole di aver perso il controllo. È una delle frasi che il GIP Monica Biasutti cita nel provvedimento con cui applica le misure interdittive che vietano di esercitare la professione di maestra o educatrice d'infanzia in qualsiasi scuola pubblica o privata ad Antonella Benedette, 46 anni, a cui è stato imposto anche il divieto di esercizio di impresa e uffici direttivi per un anno, e alla ventenne Nicole Gallo, alla sua prima esperienza educativa. A giorni le due maestre interdette avranno la possibilità di difendersi davanti al GIP. L'interrogatorio di garanzia è stato fissato già per il 9 di marzo. E allora andiamo a rivedere proprio quelle immagini, andiamo a sentire l'audio anche di quanto evidenziato dagli stessi carabinieri del comando di Pordenone, che hanno registrato il tutto riportando la vicenda, questa brutta storia, alle stesse autorità giudiziaria di Pordenone. Sentiamoci e vediamoci questa immagine.
Premo di cronaca, andiamo in provincia di Udine, a Prato Carnico, ha pulito le strade dalla neve nella notte in Carnia, lungo la via che porta in Val Pesarina, proprio a Prato Carnico, e ha scorto a bordo correggiata un capriolo che non riusciva a muoversi, e così accoccolato vicino al guardrail, ferito, lui ha guardato con i suoi grandi occhioni, l'autista dello spazzaneve, Stefano De Conti, di Cercivento, si è fermato subito, il capriolo si è lasciato avvicinare e accarezzare, a quel punto Stefano l'ha caricato sul mezzo da lavoro, davanti al posto del passeggero, lui sta in buono stato, non scappa e si è sentito quindi al sicuro e sapeva che era in salvo. De Conti lo ha portato infatti dagli uomini della forestale di Villa Santina dopo un viaggio con lo spazzaneve sulle strade innevate della Carnia nel cuore della notte proprio di ieri. Adesso il capriolo sarà curato e poi verrà rimesso in libertà. Parliamo invece della terribile tragedia che ha colpito il calcio e non solo, con il capitano della Fiorentina Astori. Secondo le indagini istologiche prima e poi autoptiche è emerso che il cuore di Astori si sarebbe rallentato pian piano fino appunto all'infarto. Sentiamo. Il cuore del capitano della Fiorentina, Davide Astori, avrebbe rallentato fino a fermarsi. Sarebbe morto così, probabilmente per cause naturali. Il difensore della nazionale è deceduto nella notte, tra sabato e domenica, nella camera dell'hotel, dove era in ritiro con la squadra prima della partita con un l'Udinese che si sarebbe dovuta giocare di lì a poche ore. Morte cardiaca senza evidenza macroscopica, verosimilmente su base bradiritmica, hanno scritto i medici legali sul primo responso inviato alla procura all'esito dell'autopsia, come riferito dal procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo. Subito dopo, il suo sostituto Barbara Loffredo ha firmato in nulla osta per restituire Davide al dolore dei suoi familiari. La salma oggi è stata trasferita a Coverciano, dove è stata allestita la camera ardente prima dell'ultimo saluto nella Santa Croce per questo giovedì. L'esame è iniziato verso le 11 di ieri, è stato eseguito dall'anatomopatologo Carlo Moreschi, professore dell'Università di Udine, e dal professor Gaetano Tiene, luminare delle patologie cardiache degli sportivi e delle morti improvvise degli atleti, direttore del Centro di Patologia Vascolare dell'Università di Padova, all'avanguardia nelle autopsie molecolari. Due periti avevano appena ricevuto dalla procura il conferimento dell'incarico per accertare le cause della morte del giocatore. L'esame è durato poco più di 3 ore, ha dunque portato gli esperti a individuare in prima battuta una morte cardiaca senza evidenze macroscopiche, ma per la diagnosi definitiva sono necessari approfonditi esami istologici seriati, hanno aggiunto nel responso i medici, che avranno ora 60 giorni per svolgerli. Quale sia stata la causa della morte improvvisa per un disturbo di natura elettrica sul cuore lo dovranno stabilire dunque tutte le ulteriori analisi che verranno svolte con tecniche molto avanzate. Gli esperti analizzeranno anche la documentazione clinica del giocatore che la procura ha già disposto di acquisire. All'autopsia hanno preso parte anche il medico legale Giacomo Flamini, nominato da uno dei fratelli maggiori di Davide, Marco. E attenzione, se vi trovate ad attraversare l'autostrada nel corso del weekend per il varo degli impalcati metallici sul cavalcavia sulla strada comunale di Modeano e quella sulla strada provinciale che da Palmanova porta a San Giorgio di Nogaro per il posizionamento delle chilometriche lungo i New Jersey centrali e posa del portale a Cavalletto sulla A23, sono previsti appunto chiusure e lavori che sono in programma per questo fine settimana e che richiederanno la chiusura durante la notte dell'autostrada dalle 21 di sabato alle 8 di domenica mattina. Sarà chiusa quindi la A4 tra Latisana e Palmanova in entrambe le direzioni e la A23 fra Udine Sud e la interconnessione A4 A23 in entrambe le direzioni. Chiuso anche il casello di Latisana in direzione Trieste con l'uscita obbligatoria a Latisana per chi proviene da Venezia ed è diretto a Trieste. Chiuso il casello di San Giorgio di Nogaro in entrambe le direzioni, istituita l'uscita obbligatoria a Palmanova per chi proviene da Trieste ed è diretto a Venezia. Chiuso anche il casello stesso in direzione del capoluogo lagunare. Infine l'uscita obbligatoria per il traffico proveniente da Tarvisio, diretto verso la interconnessione A23-A4, il nodo di Palmanova, sarà Udine Sud, lo stesso casello verrà chiuso sempre in direzione nodo. Saranno chiuse poi anche le aree di servizio di Gonars Nord e Gonars Sud dalle 18 fino alle 8 del mattino. Ora andiamo a Udine, parliamo di bollette, sempre più famiglie non riescono a pagare le bollette, i Lions hanno donato un assegno da 10.000 euro.
Il Lions Club Udine Host ha consegnato un assegno da 10.000 euro a favore delle famiglie povere che vivono nel capoluogo friulano. A ricevere la somma tramite Auxilia è stato il comune. 7 milioni di euro è la spesa che l'amministrazione municipale riserva ogni anno al sociale, ribadisce l'assessore Simona Liguori. Abbiamo seguito a Udine 152 utenti per l'assistenza economica. Parliamo soprattutto di copertura di bollette che queste famiglie non riescono a pagare. Quasi tutti necessitano di un mezzo di trasporto per raggiungere le strutture sanitarie. Tra taxi e abbonamento ai bus si sono spesi 85.000 euro per la mobilità, 63 famiglie vengono seguite continuativamente e sono 68 gli alloggi per accogliere chi non riesce a pagare affitto e spese condominiali. Tra le spese da coprire ci sono anche quelle di trasloco, alimentari, farmaceutiche, libri scolastici e persino quelle funerarie. Nell'ultimo anno la povertà in città è aumentata del 20%. Una persona è in stato di indigenza su due italiana. Molti friulani, per ritrosia e dignità, non chiedono aiuto pur essendo in forte stato di bisogno. Sempre più importante il contributo del mondo del volontariato, con un occhio di riguardo alla formazione di badanti e alla cultura dell'hospice. È un diritto di tutti essere curati fino all'ultimo giorno con cure palliative e terapie del dolore. A consegnare l'assegno è stato il presidente della OST, Attilio Imi. Tre bersagli, sempre la stessa tecnica, fingersi donna, agganciare maschi giovani attraverso social network o siti di incontri, prefigurando bollenti incontri sessuali a tre con un altro amico, presentarsi poi agli appuntamenti da solo, fingendosi il terzo e sceneggiando finte telefonate alla ragazza per giustificare la mancata presenza sulla scena della protagonista femminile. Ma in un caso a fare le spese è stato un minorenne, i cui genitori, insospettiti di alcuni comportamenti del figlio, hanno dato un'occhiata al telefonino del ragazzo scoprendo quello che stava accadendo e facendo partire una denuncia. E questa è la trama di una vicenda approdata in tribunale a Treviso, dove si è tenuta la prima udienza del processo a carico di un 42enne di Sacile, già condannato in passato per molestie su minori. L'uomo, difeso dall'avvocato Pierantonio Menapace, è accusato di sostituzione di persona ma anche di prostituzione minorile, perché non solo avrebbe finto di essere chi non era, ma nel caso del minorenne avrebbe di fatto offerto al ragazzo tra i 400 e i 1000 euro per prestazioni sessuali. Brutta vicissitudine invece per il noto cronista sportivo Bruno Pizzul. Ladri sono arrivati infatti nella sua casa di Cormons. Una brutta sorpresa per questo telecronista, che si era allontanato per poche ore dalla sua abitazione insieme alla moglie Maria e al rientro ha trovato la porta aperta e le stanze messe tutte sotto sopra. Senza far scattare l'allarme, i ladri hanno asportato gioielli che erano custoditi nella camera da letto e poi con in tutta facilità se ne sono andati. Pizzul ha denunciato il furto ai carabinieri della compagnia di Gradisca di Zonzo, che hanno immediatamente avviato le indagini per identificare i ladri. Un brutto regalo di compleanno per il cronista sportivo della RAI, che proprio oggi compie 80 anni. A Trieste il sindaco Di Piazza ha visitato la Saipem, un'azienda che guarda al futuro, così come lo dice lo stesso primo cittadino, il futuro tra l'altro del Porto Vecchio, insomma una grande industria per un territorio che guarda al domani. Sentite le parole, guardiamoci il servizio in merito. Innovazione ed alta ingegneria al Porto Vecchio di Trieste. Il futuro del vecchio scalo su cui tutti stanno lavorando è già in parte realtà con la Saipem, una società ad altissimo valore aggiunto, unica al mondo per la realizzazione di robot e droni in grado di intervenire a 600 metri di profondità su pozzi petroliferi che sversano in mare. Un sistema complesso di altissima ingegneria che permette di chiudere pozzi sottomarini di cui si è perso il controllo. Una tecnologia che nasce per evitare in futuro eventi tragici di inquinamento ambientale come quello del 2010 nel Golfo del Messico, quando ci vollero 90 giorni per chiudere la falla. Lo stesso sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, dice di essere molto orgoglioso per questa realtà internazionale e innovativa, sia che è presente appunto nella importante città di Trieste. Siamo alla Saipem, un luogo veramente di eccellenza. Dove pensate, a Trieste si progettano i tappi per i pozzi di petrolio che eventualmente hanno degli incidenti. Adesso progetteranno anche questi droni sottomarini, per cui stiamo parlando di qualcosa di straordinario. Siamo in Porto Vecchio, siamo in zona franca, qualcosa di straordinario, meraviglioso. Abbiamo qui mezzo mondo
che si occupa dei pozzi di petrolio, per cui questa è la città, la Trieste del futuro. Oggi quando sono arrivato qui ho detto, ecco, il Porto Vecchio nel 2030. Un incidente sempre nella zona del Carso, di 4 feriti. L'incidente è accaduto questa mattina alla stazione di servizio di Duino lungo la A4 in direzione dell'Isert. Lo schianto di una Mercedes contro due tir è stato impressionante. Sul posto si sono precipitati i soccorsi, giunti con i sanitari allertati dalla centrale operativa del SORES, i carabinieri e la polizia stradale. Due delle quattro persone coinvolte nello schianto, tutte di nazionalità straniera, hanno riportato dei seri politraumi, più lievi invece gli altri due che erano trasportati e viaggiavano assieme. Tutti sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. Secondo una prima ricostruzione delle forze di polizia, non è escluso che il conducente dell'auto non sia riuscito a frenare in tempo per l'asfalto che era viscido a causa della pioggia e si è poi quindi schiantato contro i tir. Ci fermiamo qui adesso con l'edizione del Friuli Venezia Giulia del nostro telegiornale. Vi ricordo di seguirci anche attraverso Facebook e YouTube, ovunque appunto attraverso la rete. Grazie a voi tutti per aver scelto la nostra informazione. Buon proseguimento con la nostra rete. A sentirci. Alla prossima.